Ci ritroviamo di fronte alla partita di Europa League da giocare contro la Juventus nello Juventus Stadium. Iniziamo subito. Si tratta della partita di ritorno di semifinale di Europa League. E vi preannuncio che la partita di andata è finita 1-0 per noi dell'Arsenal. Quest'oggi si affrontano Juventus e Arsenal. Quindi ora dovremo fare in modo di riuscire a mantenere il nostro risultato in positivo. Possiamo permetterci il doppio risultato di pareggio o vittoria. Quindi staremo per lo più sulla difensiva. 1-2 di precisione. Che tiro! Mamma mia, bellissimo come è sceso. Rivediamo. Era sceso veramente bello. Bellissimo lo Juventus Stadium. La passa al portiere. Bello, bello. Troppo centrale, porca miseria, ho provato ad angolarlo quanto più possibile. Il portiere si fa trovare pronto. Come al solito il maledetto bug ora sicuramente tirerà a centrocampo. Il pallone è stato regalato addirittura sul palo. Si spinge davanti. Prima a chiedere palla a centro area, ci siamo riusciti. Peccato, grandissima difesa da parte di Ocon. Brutta questa, brutto questo contropiede. La Juve ottiene un calcio d'angolo. Grande invece la chiusura del nostro difensore. Facciamo attenzione al calcio d'angolo. Ah, maledizione. Che palla che abbiamo perso a centrocampo. Proviamo a lanciare il nostro compagno, ma a Samoa si fa trovare pronto. Passa ancora il compagno. Abbiamo costretto il rilancio vuoto. Bene, bene. Bellissimo come ci siamo lanciati, ma bravissimo come sempre il difensore juventino. Grande, rubiamo palla. Guarda tutti i tifosi juventini, quasi con aria di sfida. E beh, si fa veramente triste ora per la Juventus. Io quasi quasi ora me ne sto sulla difensiva, palla recuperata in zona difensiva, cercando di consumare quante meno energie possibili. Qua proviamo a tagliare a, in pratica ho una marcatura a due addosso, mi marcano direttamente in due. Wilshere. Cosa? Dovrebbero cercare di essere più precisi sui cross. Ho capito, giovanotto, ma io li devo fare i gol. Anche se in realtà nasco come regista.
distanza, palla al piede. C'è Rabolo. Dai, prendete palla. Cioè, devo tornare sempre io, mamma mia. Sì, così gli avevo fregato palla. Uffa, voglio i capelli afro, è impossibile arrivare al 70% di completamento delle sfide. E finisce qui il primo tempo 1-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Attenzione! Sono stati 45 minuti di buon livello. Sì, bella partita. Borussia Dortmund Manchester 0-0. Non ricordo quanto era finita l'andata. Mi piacerebbe giocare contro il Borussia Dortmund, dico la verità. Si appropria della palla. Capiscono tutto. Che sarebbe la squadra che vorrei. Non è solo. In cui vorrei giocare. Sarebbe triste però. Grande tiro! E non trova la seconda rete. Mamma mia, come girava quella palla. Sarebbe triste, dicevo, però. In questi casi, batterla poi in finale e trasferirmi lì da loro. Vabbè, sarebbe occasione buona appunto per poi vincere anche con loro qualche coppa importante. Frece. E ha bloccato l'azione. Sostituzione. Grande Xled. Grazie al suo rigore siamo passati. Vince l'ennesimo contrasto. Prova a lanciarci sul fondo per effettuare un bel cross. Ma oh, ci fosse una volta che lo prendono i miei, quel cavolo di pallone, quel cross, eh? Tenta di portarti via il pallone. Tenta di una valutazione di 8.9. Vantaggio e l'arbitro ferma il gioco. Tanto per stare sulla fascia. Questo cambio non è di certo un provvedimento nei confronti. Nuova sostituzione. Frece. Ci lanciamo nuovamente al limite dell'area. Bonna sempre pronto. Nessuno al controllo del pallone. Wilshere. Bellissimo e spettacolare le giocate di Bonna, eh? Veramente bravo. Juventus che manovra in avanti. Guardate un po' cosa ha fatto Gobon. La mette dentro. Io mi rifiuto di spingere ancora. Non voglio combinare guai per le partite che mi aspettano prossimamente. Saranno tutte partite molto delicate, soprattutto in campionato, perché sono stato sopravanzato da altre squadre e ho perso il comando della classifica. Restituisce la palla. Si è fermato, si tocca il muscolo dolorante e si teme uno strappo. E perdono la palla. Poi ce la nonostante l'infortunio. C'è qualche movimento in panchina, Matteo? Sì, Fabio, sembra avere un piccolo problema al colpaccio, ma non ha chiesto il cambio però. Grazie.
L'allenatore della formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione. Prova ad andare scivolata. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Miyagi. Ottima costruzione di gioco. Prova a fare qualche giochetto che non basta mai. Il quarto uomo si avvicina al tabellone luminoso che indica 3 minuti di recupero. Rodrigo. Se ne va col giochetto di classico. Sbaglio completamente tutto. Incredibile che si sia mangiato, il caso di dirlo, questa occasione. Novantesimo, vediamo se l'arbitro fischia. E vorrà dire la finale di Europa League. Appoggia sul portiere. Bene così. Con quello dell'andata rivede vincitore in questa semifinale. Ormai sono un passo dalla coppa. Ciao a tutti gli appassionati. Siamo ad un passo dalla coppa. Vediamo contro chi. Avremo da giocarcela contro il Manchester United. Saluto a tutti voi da Mr. Pupu, ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti, vi saluto!